Monsignor Corti, a distanza di 20 anni dal suo insediamento, lo spirito di queste celebrazioni non è cambiato, tanto che i bambini sembrano ancora quelli di allora, il clima sembra lo stesso, anche se, e lei lo ha ricordato parlando ai ragazzi oggi, ci sono delle difficoltà contingenti che si spera di superare. Qual è il messaggio che vuole lanciare per questo Natale? Ma la prima cosa che mi sembra giusto dire è che mentre osservavo questa grande assemblea, dentro di me pensavo alle diversità di situazione familiare nella quale questi bambini si trovano. E dunque pensavo a quei bambini che sono fortunati e che hanno una famiglia unita, un papà, una mamma che gli vuole bene, genitori che si vogliono bene, e a qualche caso in cui invece la condizione familiare è difficile per vari motivi, e questo diventa un motivo di sofferenza in particolare per i bambini. Da questo punto di vista io vorrei augurare a tutti i bambini che ho visto oggi, come ne vedevo negli anni passati, che proprio perché sono ancora piccoli possano essere avvolti da una condizione di amore, perché questo veramente rafforza, costruisce la personalità del bambino. Questa è la prima osservazione che mi verrebbe da fare, e ne aggiungerei una seconda, ed è che il fatto che vivano un momento di preghiera vuol dire manifestare la dimensione religiosa, che è la dimensione più profonda del vivere umano, perché riguarda il rapporto con Dio, con il mistero che ci circonda. Gli anni dell'infanzia, dicono gli esperti, sono tra i più importanti da coltivare sotto il profilo religioso, perché questo primo cammino è, come dire, si deposita nel profondo del cuore dei bambini, anche se non sono capaci di razionalizzare, lo diventeranno, e anche se poi nell'adolescenza andranno in crisi, però non sono tabula rasa, perché dentro di loro c'è stato e c'è qualcosa di importante proprio dal punto di vista della relazione con Dio. E poi io guardavo anche alle persone adulte presenti, in particolare devo dire agli insegnanti, alle insegnanti. Io credo che l'essere in cattedra vuol dire avere una grande possibilità, soprattutto da parte degli insegnanti delle scuole elementari, che vedono i loro alunni tutto il giorno, tutti i giorni. Se un bravo maestro, una brava maestra veramente esprime le cose più belle, più grandi della vita e infonde in questi ragazzi un modo di pensare l'esistenza che è ricco di fiducia, e i ragazzi crescono con fiducia, che è una grande forza, perché chi ha fiducia è capace di affrontare la vita molto di più di chi invece dice no, non ce l'ho, e il fatto di non averla è come non avere le energie. Da questo punto di vista io vorrei ringraziare e esprimere l'augurio proprio a tutto il mondo della scuola per l'importanza enorme che ha adesso, perché sono bambini, poi nelle scuole medie, inferiori, superiori, per altri motivi, dentro un'altra età, ma di nuovo la scuola è un grande luogo. E poi vorrei dire un'ultima cosa: io penso in questo momento al fatto che siamo nel centro della città, e penso a tutta la città. E quando io celebrerò il giorno di Natale, il mio augurio sarà soprattutto questo, che mentre celebrerò la messa, io mi ricorderò di tutti i cittadini di Novara e li porterò sull'altare, perché il Signore dia grazia a tutti, anche a quelli che magari mi dovessero dire ma io non sono credente, magari soprattutto per loro. Perché un po' della luce del Natale che deriva dal fatto che Dio si è fatto uomo
illumini la loro vita. Io sono sempre colpito da una riflessione che faccio ogni tanto, e cioè che il mistero del Natale, che vuol dire Dio si fa uomo, non è rintracciabile in nessun'altra religione e in nessun'altra cultura. È la cosa più magnifica che si possa immaginare, e il cristianesimo dice sì, questo è successo. E dunque veramente i cristiani sono incaricati di diventare nel mondo dei costruttori di speranza. Lei oggi ha lanciato un messaggio importante, un appello al senso di responsabilità, anche se sono molto giovani, e alla sobrietà. Non è un caso che abbia lanciato questo messaggio ai ragazzi? Sì, non è un caso. E io vedo due aspetti, diciamo, che vanno tenuti in conto. Uno è che se c'è una crisi che diventa anche crisi economica, per forza di cose bisogna tenerne conto. Ma questo non è tutto. Io credo che c'è un livello più profondo da considerare, ed è il mettere un po' in discussione un certo stile di vita, dove anche le cose effimere, molto secondarie o addirittura superflue, finiscono per riempire, diciamo, la casa o la vita anche dei bambini, dei ragazzi. Credo che dalla crisi ne derivi anche una spinta, direi a una conversione, proprio per tornare alle cose più importanti, a imparare a riconoscere la bellezza e la grandezza delle cose più semplici, perché poi la vita è così, e ci sono poi durante la vita dei momenti in cui le persone percepiscono che le cose veramente fondamentali della vita sono poche, e a quelle bisognerebbe stare attaccati. Quando io incontro per esempio gli handicappati, io vado a scuola, io capisco che è un modo di andare a scuola, perché questi ragazzi chiedono l'essenziale. Primo è che si incontrano te, dicono: ma tu mi vuoi bene, è importante per te l'amore, è una scuola ed è essenziale. Ecco, credo che dentro questo periodo di crisi ci sia una possibilità, ed è quella di cambiare un po' lo stile di vita, la mentalità, e di dare sempre peso giusto alle cose, e di dare il peso più grande alle cose più grandi. Monsignor Corti, qual è la fotografia che le rimane di questa Novara in 20 anni di, appunto, missione qui sul territorio? Ma devo dire che mi sono trovato bene. Ho vissuto moltissimi incontri. La diocesi va fino in Val Formazza, va ad Alagna, in Valsesia, e quindi oltre alla città di Novara, come vescovo io ho girato tutta la diocesi facendo la visita pastorale, e quindi ho toccato con mano anche un po' la condizione della vita della gente e anche la condizione religiosa, diciamo, di questo territorio. E le mie percezioni sono uno, che non mancano i problemi, anche religiosi, di una certa indifferenza da parte di tanta gente, o di una mediocrità, per cui la testimonianza al cristianesimo non è così facile dire che c'è, richiederebbe una maggiore vitalità. Però devo dire che girando per tutta la diocesi io ho toccato con mano che il bene che c'è, il bene, è molto. E dico a me stesso: affronta i problemi e le sfide che ci sono dentro la cultura di oggi, che spesso è anche apertamente contro il Vangelo, contro la Chiesa, affrontale. Però nel farlo non lasciarti prendere dal pessimismo o dal timore, ricordati di tutto il bene che c'è. E lo vorrei dire a tutti: ci sono problemi, ci sono difficoltà, ci sono malintesi, però il bene che c'è è tanto. Guardiamo soprattutto a quello e lasciamoci condurre su questo sentiero. Un Natale gioioso, un po' triste perché lascia, nel senso che arriverà il nuovo vescovo poi con il nuovo anno. Come sarà il suo Natale? Sarà come tutti gli anni,
una grande gioia, e il fatto che io stia vivendo anche il cambio non mi fa problema, no. E oltretutto il vescovo che arriva e che io conosco da tanto tempo è bravo, e dunque gli auguro veramente un buon cammino. Io porterò con me così l'affetto per tutte le persone che ho incontrato, anche con voi. E noi vogliamo ringraziarla per l'impronta che è riuscita a lasciare al territorio e alla diocesi in tutti questi anni. Auguri.